Bentornati su No Mamma Mazzo, sono le 7 del mattino e sono già in ritardo di 4 ore per vedere il trailer più atteso dell'anno, per non parlare dei leak che sono riuscito a evitare. L'attesa è finita, il trailer di Spider-Man No Way Home è finalmente arrivato, quindi bando alle ciance, lo vediamo subito insieme e poi lo commentiamo. Allora, clicco qui. Sostengono che tra i poteri di Parker ci sia la capacità del ragno maschio di ipnotizzare le femmine. No, ma dai. Sì, mio Lord Spider. Possiamo restare qui tutto il giorno? È da pazzi là sotto. Esatto, amici. Spider-Man è di fatto Peter Parker. Senta, non ho ucciso Mysterio. Sono stati Merda. I droni che sono tuoi. C'è una parte di te che si sente sollevata. Che vuoi dire? Ora che lo sanno tutti, non devi più nasconderti o... Devil è l'altro. Sia chiaro, io non ti ho mai voluto mentire. Ma come fai a dire a qualcuno che sei Spider-Man? Ora lo sanno tutti. Ma non penso a me. Parecchie persone stanno soffrendo. Sto pensando a come posso rimediare. Oddio, hanno fatto vedere una zucca di Halloween? Peter, a cosa devo il piacere? Mi dispiace disturbarla, signore. Che c'è abbiamo quella neve? Mezzo universo insieme, puoi evitare di chiamarmi signore. Ok, Steven. Suona strano, ma te lo concedo. Quando Mysterio ha rivelato la mia identità, la mia vita si è incasinata. Per caso tu potresti fare in modo che non sia mai accaduto? Figo. Strange, figo, non figo. Quell'incantesimo. Come... È pericoloso. Bene. Come nei fumetti. Grandissimo. L'intero mondo sta per dimenticare che Peter Parker è Spider-Man. Aspetta tutti. Ah, come... Non potrebbe ancora saperlo. Non funziona così l'incantesimo. MJ dimenticherà quello che abbiamo passato insieme. Non alterare l'incantesimo. Oh mio Dio, Ned è il mio migliore amico. Zia May dovrebbe saperlo. Smetti di parlare. Oddio, è come soltanto un altro giorno. Con conseguenze peggiori, credo. A Natale! Hanno ritardato o no? Il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco. Ok, ha detto multiverso. Il problema è tentare di vivere due vite diverse. Gli ha fatto quella cosa dell'antico. Ma quella... Oh cazzo! Ciao Peter! Oh cazzo! Oh cazzo! Ok, cioè, allora, forse tutti anche i vari leak, tutte le varie trame che si erano trovate su internet, forse magari già lo spiegavano, ma vederlo è tutt'altra cosa. Porca miseria. Allora, il Dottor Strange aiuta Peter Parker per fare l'incantesimo che ha fatto in soltanto un altro giorno. Cioè, nascondere l'identità di Peter Parker resa pubblica, nel fumetto era stata resa pubblica da Peter Parker stesso per una presa di posizione in Civil War, che poi è stata ritrattata dopo che appunto Kingpin aveva mandato Zia May all'ospedale. Qui è stato quello stronzo di Mysterio. Comunque sta di fatto che tutti sanno l'identità di Peter Parker e temevo che, vista anche tutta la carne al fuoco che c'era, che poi abbiamo visto anche nel trailer, temevo che tutta la parte dell'identità segreta di Peter Parker fosse presa sotto gamba in questo terzo film. Invece no, invece ci sono delle conseguenze reali gravi che mi ha fatto piacere vedere, cioè lui che viene arrestato, è in manette, la gente viene in casa sua con zia May sconvolta, vengono a prenderlo, interrogano Ned. Insomma,
Cose che danno davvero da preoccupare a Peter, tant'è che appunto va a casa di Dottor Strange, che per qualche strana ragione è piena di neve, ma forse perché a Natale esce il film, vabbè, non lo so, non lo voglio sapere. È un incantesimo molto pericoloso, molto più pericoloso di quanto non sia nel fumetto, perché appunto nel fumetto Dottor Strange chiede a Peter chi vuoi escludere dall'incantesimo. Peter sceglie MJ e MJ nel fumetto dice perché? Perché mi hai escluso? Volevo essere una delle persone che non lo sapeva, perché in quel periodo erano un pochino in rotta. Qua invece l'esperimento è, scusate, l'incantesimo è molto pericoloso e Peter, che è come è secondo solo a Deadpool per la lingua lunga, continua a parlare. Soprattutto questo Peter, che è il classico millennial, che non sta mai zitto quando è nervoso. E quindi altera l'esperimento. È per quello che arrivano le persone in questa dimensione. Arriva il Dottor Octopus del multiverso, diciamo, di Sam Raimi e probabilmente ci sono le conseguenze della serie TV Loki, perché in teoria il multiverso non era ancora reale o comunque non era stato dato per certo nel film precedente, era una fregnaccia di mistero. Qua invece il multiverso è reale dopo la serie Loki. E a quanto ho capito io, anche quella scena che ha fatto Doctor Strange, quella che ha fatto anche l'antico su Bruce Banner in Hulk, quando butta, che poi a sua volta aveva subito Doctor Strange dall'antico nel film omonimo, quando Peter Parker esce dal corpo di Spider-Man, è come se per fare in modo che Peter Parker, che l'identità di Peter Parker non sia pubblica, è come se l'uomo ragno stesso non sia Peter Parker, quindi in qualche modo lui attira altri uomini ragno in questa dimensione. E quando Dr. Octopus arriva e dice ciao Peter, mi dà l'idea che lui non sappia che non è il suo Peter, non sappia che non è il Peter di Tobey Maguire. Credo che tutti i nemici, quindi Goblin, Dr. Octopus e chissà, magari ne vedremo altri, non hanno assolutamente la distinzione del fatto che questo Peter non sia il loro Peter, quindi tutto l'odio che provano per quel Peter Parker in quel momento, anche perché quel ciao Peter è esattamente un riferimento alla scena quando entra nel locale e sfonda il locale con il taxi e rapisce MJ, cioè più o meno. Credo che il momento di Spider-Man 2 in cui Dr. Octopus viene travasato in questa realtà sembra più o meno quello, quindi non è un Dr. Octopus pentito a fine film, ma mi sa un Dr. Octopus ancora abbastanza incattivito, per non parlare di Goblin, di cui appunto si è vista la zucca, all'inizio si era vista una streghetta di Halloween. Tutta arancione, ho detto, boh, magari è un riferimento a Goblin, ma poi hanno messo un riferimento molto più chiaro, che era proprio la zucca che viene lanciata in terra e la risata di Green Goblin. Che dire, ragazzi, sono emozionato, sono molto emozionato, lo sapete che questa non è l'incarnazione di Spider-Man che io preferisco. Non sono in target assolutamente, io non credo di essere in target per come hanno trattato il personaggio di Peter Parker in questa versione Marvel Cinematic Universe, però sono molto in hype per vedere tutto questo bel mischiotto. Sarà un mischiotto, ci sarà troppa carne al fuoco, si perderà la profondità della trama. Chi se ne frega, francamente, per l'esperienza che mi voglio godere io con questo tipo di Peter Parker, va benissimo così. Francamente, ecco, spero vivamente, soprattutto nella parte iniziale, e perché no, anche nella parte finale, io spero di vedere Charlie Cox, che francamente io lo aspetto di più degli altri Peter Parker, perché gli altri Peter Parker se ne andranno nel loro universo alla fine del film.
Charlie Cox invece è una cosa che dovrebbe restare. Io spero di vedere Matt Murdock, avvocato, che in qualche maniera difende Peter all'inizio del film, conosce Peter e perché no nel terzo atto aiuta Spider-Man a combattere i vari nemici, perché è vero, magari ci saranno altri due Spider-Man, però se c'è Green Goblin, se c'è Dottor Octopus, se c'è Electro, insomma, tutti gli aiuti possibili sono ben accetti, quindi io spero anche di vedere Daredevil in questo film, però vabbè, forse spero troppo, forse sono un sognatore. Scrivetemelo qua sotto nei commenti, scrivetemi la vostra hype. C'è scritto che uscirà a Natale, non ricordo il giorno preciso, forse doveva uscire un paio di giorni prima, quindi l'hanno rimandato tecnicamente di niente. Meglio così, meglio così. Sono molto felice. Noi ci vediamo tra qualche giorno per il prossimo video, continuate a seguirmi e se non mi conoscevate, conoscetemi, iscrivetevi al mio canale, cliccando qua sotto in descrizione ci sono tutti i link. Arrivederci.